Assistenza sociosanitaria, immobiliare per gli immigrati, supporto legale, orientamento al lavoro, reinserimento sociale e attività ludico-educative per i più piccoli. Servizi per la cittadinanza offerti negli spazi di un bene confiscato alla camorra. In un appartamento che fu luogo di summit, incontri di boss e gregari del clan Giuliano, nel cuore di uno dei quartieri a rischio di Napoli, in Vico Carbonari, oggi, grazie al progetto Reinventando Forcella, nasce un modello di sviluppo per l'economia sociale. Ne spiega i dettagli Mario Sicignano, responsabile del progetto. Tutto questo non avrebbe senso se non seguisse un filo conduttore, che è quello della diffusione dell'educazione della legalità. E questo lo facciamo attraverso laboratori educativi all'interno del bene confiscato, quindi seguiamo circa 20-30 ragazzi, gli facciamo fare, a parte il sostegno scolastico, una serie di attività come il teatro, il calcio, l'informatica e così via, e all'interno di scuole che hanno deciso di collaborare con il progetto, in particolare la Ristoria e l'ITAS Elena di Savoia, dove andiamo a fare educazione sessuale, quindi contro appunto quello che dicevo prima, il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e di gravidanze precoci. Implementare la rete tra le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni, le aziende, le parrocchie e i cittadini, è questo l'obiettivo principale dei progetti messi in campo dalle associazioni che utilizzano beni confiscati alla camorra, ne è convinto Franco Malvano, referente regionale per i beni confiscati. Sono progetti essenziali, gli unici che possono produrre effettivamente il risultato di un riutilizzo a scopi sociali, non solo, ma anche per impegnare risorse umane in un periodo come questo in cui l'occupazione rappresenta uno dei problemi più seri del nostro paese. La Regione è impegnata da tempo sul problema dei beni confiscati, c'è una legge regionale del 2003, la Regione nell'arco degli anni ha impegnato risorse, ha ristrutturato oltre 70 beni, risorse per 15 milioni circa, anche in partenariato con la Buona Sicurezza.